c'è un po' di gioia, un po' di femminilità assolutamente importante per la donna che vuole essere sexy e per essere anche un po' più visibile. C'è anche un gioco molto particolare di forme, ci sono cappotti destrutturati, è un mix tra piumini e chiodi in pelle. Beh, questa è la bellezza di Andreas Bambostad, che le silhouette sono molto moderne, sono molto innovative. Diciamo che da lui prendiamo, dopo, tutta una bella direzione che a cascata lo facciamo scendere su tutto il resto delle collezioni. Sfilata molto bella, molto fresh, amo comunque quello che loro fanno perché penso che sia abbastanza contemporaneo e easy to wear. Ovviamente poi ognuno deve fare di quello che vede il proprio look, che è la cosa, insomma, è sempre fondamentale per essere più unici. Retro, reminiscenze art déco. Ho immaginato la donna Sergio Rossi per il prossimo autunno inverno come una flapper degli anni 20, nata negli anni 20 ma proiettata nel futuro, per cui ho puntato tutto su una silhouette molto contemporanea, punta arrotondata, un tacco solido, una Mary Jane che è un po' l'alternativa alla pump, con questi cinturini perché le flapper, si sa, ballano, danzano il charleston al ritmo del jazz, per cui necessitano di un qualcosa che le agevoli nel movimento e rende il movimento fluido. La collezione è ispirata dal lavoro del collective di architetti Super Studio di anni 60 e 70 di Firenze, che hanno fatto un sacco di cose geometriche molto divertente, con un sacco di ironia, un tocco di cultura tipo clubbing alla Rimini, alla Cocorico, e un tocco di street style giapponese. Perciò questi tre mondi completamente assurdi, però insieme fanno un bellissimo mix pieno di energia e molto divertimento. Vediamo dei colori accesi, quindi è un inverno colorato. Sì, ho pensato di proprio andare dritto verso il colore, verso il fluo, verso le cose molto forte, e secondo me anche le cose un po' più semplici, un po' sportswear classico, però in un colore accesissimo, hanno energia, hanno grinta, perciò tenere la cosa molto immediata, voglio che uno lo vede e ha voglia.